rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisce al circuito Venetex. Claudio Vernier, vengo con questa domanda proprio da lei, perché lei è in prima linea, i vostri associati sono in prima linea, subiscono le conseguenze, ma voi sareste disponibili non tanto a fare l'ennesimo partito che, siccome si apre uno spazio che è quello lasciato dalla Democrazia Cristiana, vediamo se andiamo a occuparlo semplicemente per avere l'ennesimo posto al sole, ma per fare massa critica, fare delle proposte concrete e essere cittadina a pieno titolo, rivolgendosi dove sia necessario per trovare delle soluzioni. Lei si impegnerebbe, i suoi associati lo farebbero? Ma noi in realtà lo facciamo e l'abbiamo fatto. Durante i primi mesi della pandemia, l'associazione che rappresento, insieme a tutto il consiglio direttivo, voglio ricordare che siamo circa 400 associati tra attività produttive e soci individuali, che possono essere veneziani, ma semplicemente persone che amano Venezia e ne condividono i valori dell'associazione, abbiamo fatto un progetto che si chiama Riscrivere il futuro, in cui ponevamo delle domande, che erano: come immagini la Venezia del futuro? Come vorresti riscrivere il futuro di Venezia? E abbiamo chiesto a personaggi più o meno noti, tutte queste interviste si possono trovare sul sito della nostra associazione, abbiamo fatto queste domande a persone più o meno note del mondo veneziano e non solo, persone che comunque la vivono e la conoscono, ed abbiamo fatto anche una domanda pubblica dicendo che chiunque avesse voluto intervenire a questo nostro progetto era il benvenuto. E abbiamo raccolto decine e decine di queste interviste. E quindi basterebbe che un politico con la voglia di colmare quel vuoto iniziasse a leggersele. Parlo di Marco Capovilla, di Didier Guillon, Antonio Rosa Salva, Raffaele Dessì, Pietro Lunetta, Carlo Alberto Tesserino, Gian Pietro Gagliardi, Sergio Pascolo dell'Università di Venezia, Marco Vidal, The Merchant of Venice, Stefano Croce, che in quel momento era presidente delle guide, e tanti, Alfredo Bianchini, Marco Toso Borella, insomma tantissimi, e vi posso garantire che tutti quanti avevano comunque un qualcosa in comune, cioè bisogna ripartire dalla sostenibilità e dalla legalità, passando per la residenzialità e la uscita da quella che viene definita oggi la monocultura turistica, puntando quindi verso tutti quei lavori che sono i lavori cosiddetti intellettuali. La pandemia ci ha fatto vedere che esiste lo smart working, che c'è la possibilità di lavorare senza la necessità di avere strutture fisiche importanti. Quindi Venezia, che è un luogo ideale per lo sviluppo dei sensi delle persone, dell'uomo stesso, potrebbe veramente diventare un luogo di creatività e di inventiva fuori dal comune, ripopolandosi, ridiventando una città vera, con quindi quella rappresentanza politica che a oggi purtroppo manca. Claudio, in realtà quello che io stavo invitando a fare, e giro la stessa domanda anche a Cesare, era il salto alla steccionata. Io plaudo alla vostra iniziativa, perché l'analisi è il primo punto di partenza per un cambiamento radicale, però quello che io intendevo era il salto nel senso di: perché portarlo al politico o menzionare il politico se il politico attento non lo è? Noi siamo l'esercizio della politica, la parola polis è quello che regge il termine politica, e noi siamo la polis. Quindi evidentemente, se per decenni qualunque sindaco, fosse di terraferma o di città lagunare, è stato disattento, evidentemente il metodo non funziona più. Probabilmente il cittadino deve impossessarsi a pieno titolo dei suoi diritti, non usurpando il potere dal campanile il sindaco o la giunta, ma trovando delle altre forme di rappresentanza. È un sogno, Cesare? Si può portare avanti un ragionamento di questo tipo? Ci sono i tempi maturi, le persone avranno voglia di farlo? C'è un tema che credo
proprio in maniera abbastanza banale e rapida, bisogna dipanare il fatto di continuare a dire semplicemente che non c'è politica. Allora, la domanda potrebbe essere ribaltata in un'altra condizione, cioè com'è che si arriva a fare politica? Perché se noi guardiamo cosa succede nel mondo, la velocità con cui devono essere prese le decisioni e la necessità di democrazia hanno dei tempi che non possono essere compressi, ne viene fuori il paradosso che l'eccesso di democrazia è un rallentamento rispetto alla competitività economica. Allora, se la Cina riesce a ripercorrere, risalire la china come è riuscita nel diventare ormai quasi il primo paese che sta superando gli Stati Uniti sulla questione che riguarda appunto la produzione economica, lo fa perché ha a capo un segretario generale di un partito che si alza la mattina e decide che cosa deve succedere in quel paese. Allora, la politica, così come noi la intendiamo, non è materia di politici. Il fatto è che noi ci siamo applicati con costanza per distruggere i partiti. E distruggere i partiti lascia il là a capire poi come ci si organizza politicamente per rappresentare degli interessi. Ora, non è un caso che i partiti sono previsti nella Costituzione. Non è un caso, ma non è nemmeno un caso che ci si sia applicati prima a parlare di togliere il finanziamento pubblico perché i partiti rubano. Magari invece rubavano gli uomini, non i partiti. Poi ci si è applicati per dire non più di 2 mandati poi a casa, il che magari nella situazione contingente può essere anche un vantaggio, ma in una situazione normale vorrebbe dire che noi 30 anni fa, 40 anni fa, dopo 2 mandati di Berlinguer, per dirne uno, o se preferite di qualche altro politico di altra collocazione, Almirante, dai. Sì, no, Mirante no, ma mi viene in mente Fanfani se volete, o Andreotti. va Non bene, voglio, però certo. voglio dire, teste pensanti che poi sarebbe dovuto andare a casa perché dopo 2 mandati mettiamo uno che non sa niente, ma è necessario che sia cambiato. Ora, quello che noi vediamo oggi è un'altra questione, che si crede e si pensa che la politica sia governo. La politica non è governo. E i veneziani in Senato facevano governo perché avevano politica. Loro avevano di fronte la dimensione di uno Stato che aveva durato 1.000 anni e con nessun problema richiamavano provvedimenti vecchi di 200 anni per dare consuetudine a quella che era l'azione politica attuale. E questo conservatorismo che viene scambiato per un senso di troppa appartenenza al passato, in realtà è un sedime che dà alle nuove generazioni un'idea di dove si deve procedere. Io faccio un esempio che nel mentre noi abbiamo avuto negli ultimi 18 anni 9 governi, o 8 o 9 governi, la cancelliera tedesca ha governato senza mai essere cambiata. Questo è il tema che noi non abbiamo nel nostro paese, non è questione di politica. La questione è che noi non abbiamo distrutto il sistema per poter arrivare a creare consenso e fare politica. Ora, lei dice, come facciamo noi a darci? Beh, allora, noi potremmo tentare tutti i modi di dare consigli, ma siamo sicuri che poi il politico eletto ricorrerà ai consigli che vuole dare la società civile quando è stato eletto per, tra virgolette, comandare? Però vede È Cesare, questo il diciamo tema. la stessa cosa, mi perdoni se la interrompo nuovamente, noi No, stiamo no, no, dicendo certo. esattamente la stessa cosa, cioè il problema Poi vero volevo dire, è che la... sì, poi Ah, volevo prego, concludere, prego. poi si dice cosa facciamo, cosa non facciamo. Ecco, vede, il tema di arrivare da un piccolo scoop, che magari si sa, però è una cosa interessante che succederà il giorno 30 al Salone Nautico dell'Arsenale. Un'azienda, quindi non è detto che ci siano solo predatori, come detto, ci sono anche imprenditori. Un'azienda leader nazionale sulla produzione degli alcolici, Venezia e apre nuovamente una mezza fabbrica dove continuerà a fare marketing di questa cosa che produce. Non dico cos'è perché poi seguirà tutta una cosa, insomma, a livello nazionale di pubblicità. Però cosa mi ha chiesto questa azienda? Mi ha chiesto: vorrei acquistare una gondola perché voglio entrare in questa città in punta di piedi, ma voglio fare qualcosa perché le tradizioni siano salve, o quantomeno perché nella tradizione io mi voglio riconoscere. Con pochi euro che questa azienda ha donato alla società Mutuo Soccorso, ho messo insieme squeri, forcole,
remi, tappezziere, indoratore, e abbiamo preso una gondola di 40, circa 40 anni che ha fatto giupponi, che continuerà a navigare ed è stata acquistata da questo imprenditore. Con 7.000 euro, lo dico con la donazione, non ho nessun problema, sono riuscito a far circolare denaro in città e dare forza, quindi ho fatto politica. Perché la scelta nostra nell'assoluto soccorso di dare supporto, e quindi a questi artigiani, di permettere non di stare a piangere sull'ultimo squadrarolo, sull'ultimo remer, sull'ultimo maestro d'ascia, ma dando lavoro, noi abbiamo fatto politica. La si può questa politica replicare a livello comunale? È certo, ma ci vuole che ci sia un interesse. La politica non è governo, la politica è compensare e mettere assieme interessi. Se poi quelli prevalenti sono fatti da persone che la politica la usano per arrivare ad alcuni obiettivi, è evidente che non parliamo di politica, stiamo parlando di interessi prevalenti. Allora, mettersi in politica e fare politica per la città è una cosa che possiamo dire tutti oggi qui. Arrivare a fare politica per la città vuol dire cominciare subito, forse prima ancora delle idee, ad avere qualcuno che ci presta 1 milione di euro. Perché se noi abbiamo ridotto la No, no. politica a fare circo è perché abbiamo abolito molte delle cose che prima permettevano agli altri, a chiunque, di poter mettersi in testa un giorno di avere delle idee diverse. Questo appiattimento è voluto. Non è un appiattimento che è arrivato semplicemente perché i politici non ci sono. L'economia schiaccia e comprime la questione politica perché deve andare incontro ad alcuni interessi che sono però non sono politica, ma sono interessi che si esauriscono al giro di che posso dire, di un paio di bilanci del CEO che poi sarà mandato via perché non dovrà continuare a gestire quell'azienda. La politica è altro. La politica è vedere molto più avanti, 20 anni. Io sono assolutamente d'accordo, ma era esattamente l'esortazione che stavo facendo, cioè noi dobbiamo ripossessarci, noi cittadini intendo, della politica nel senso nobile del termine. Quello che viene fatto adesso, come giustamente lei ha osservato, è un esercizio del potere, ma rigiro la stessa domanda anche a Piralvise Zorzi. Fermo restando che da differenti sfaccettature, osservando la differenza di sfaccettature, stiamo dicendo tutta la stessa cosa. È una sensazione? O molto spesso noi cittadini, quando dobbiamo arrivare a fare il salto dell'ostacolo, ovvero impegnarci in prima linea, non lo facciamo e lasciamo spazio agli affaristi. Guarda, uno dei grandi problemi di Venezia è la litigiosità dei cittadini. Per cui in tutti questi anni ci sono state delle associazioni che si sono messe in gioco moltissimo, ma le uniche volte in cui sono riusciti ad ottenere qualche cosa, cioè ad ottenere che non fosse fatto qualche cosa, è stato quando sono andati tutti d'accordo e tutti hanno firmato lo stesso documento, per esempio il canale di Contorta. Il problema è che non esiste qui una forza politica, esistono tanti piccoli entità politiche sotto forma di associazioni che però in qualche modo non vanno mai d'accordo, non pensano mai la stessa cosa, non si mettono mai in gioco. Ho visto, ho dato un'occhiata alle spese delle ultime elezioni comunali. Il budget del sindaco in carica, se non mi sbaglio, è stato il più alto di tutti, 129.000 euro. Però se noi sommiamo tutti i budget di 5.200, 500, 1.000, 2.000, di tutti quelli che si sono presentati con un simbolo, non dico che arriviamo alla stessa cifra, ma arriviamo a una cifra rispettabile con cui si sarebbe potuto coordinare una campagna globale e magari, se non avere il sindaco, avere comunque una figura molto rappresentativa della città, non 52 figure rappresentative della città. Quindi sì, la democrazia è un eccesso in questo senso, causa un problema di dispersione, ma si potrebbe comunque ovviare se la città cominciasse ad avere un rappresentante che si presenti nel breve, che si presenti come contraltare, che comunque dica no, a noi questa cosa non sta bene, no, noi vogliamo questo, no, tu ci devi rappresentare perché io rappresento. Io non io, però volendo anche, io rappresento tutta la città di Venezia Insulare. Quindi, se si riesce a mettere d'accordo tutte le entità politiche, che dico anche quelle che dicono di non esserlo, come alcuni miei carissimi amici, che però hanno un potere di parola, un'associazione che ha una storia, un potere di parola molto forte, probabilmente si riuscirebbe a creare una classe politica veneziana, lagunare,
che potrebbe rappresentare la grande novità rispetto a quello. Le elezioni si sono giocate sulle liste civiche, non tanto sui partiti, perché Brugnaro si è presentato come lista civica supportata dai partiti, ma d'altra parte chi c'era da supportare? Nessuno. In realtà c'erano Certo. delle piccole sparse. Quindi se ci fosse qualcosa che possa essere supportato, benissimo, se esiste qualche cosa che possa esprimere un'opinione, benissimo, bisogna che ci si metta d'accordo, se no continuiamo a raccontarcela, a dircela, però mai a farcela. E credo che proprio sia questo il tema, Pieralvise. Mi fa piacere che lei l'abbia detto, perché ho il timore che purtroppo molto spesso, magari non in cattiva volontà, anzi assolutamente no, rimaniamo alle chiacchiere dei famosi quattro amici al bar, di Paoli, se non ricordo male. Sì, che Siamo poi sono anche davvero in bar chiusura di... diversi. Sì, che tra Sono anche l'altro bar sono diversi a tanti seconda della diversi. lista civica. Sono più simili a dei combattimenti di sestiere, direi che a. Assolutamente sì. Allora, io ringrazio tutti i miei ospiti. Mi dispiace, avrei voluto avere almeno 2 volte il tempo che abbiamo a disposizione normalmente per la trasmissione. Oggi è corso velocissimo. Spero anche voi telespettatori, abbiamo to toccato tanti temi e tutti fondamentali per la città di Venezia. Abbiamo visto i 1600 anni. Non abbiamo capito quale sarà il futuro, abbiamo visto che ci sono molte incognite e io chiedo ai miei ospiti di rendersi disponibili in futuro per Certo. riprendere questo argomento, perché sicuramente è un argomento fondamentale per la città di Venezia e noi siamo Televenezia. Quindi ringrazio Pietrangelo Pettenò che è stato con noi, grazie nuovamente di essere stato qui oggi. Ringrazio Pieralvise Zorzi, anche lui, grazie per la sua presenza, così come Claudio Vernier, Stato un piacere. altrettanto. Grazie Claudio, credo che sia ancora in collegamento per poterlo salutare. Alla prossima. Ah, tenete Grazie a presente voi, anche come disponibile. associazione che gli schermi di Televenezia sono a vostra disposizione per qualsiasi istanza e informazione, perché ovviamente noi dobbiamo informare i cittadini di qualunque attività voi facciate. Lo stesso vale per Alessandro Marzomagno, che ringrazio di essere Grazie. stato con noi. E Grazie. anche. Posso fare una piccola annotazione, visto che prima è stato Assolutamente sì. scritta. Assolutamente tengo a sottolineare senza nessuna polemica, ma è una constatazione, visto che prima è stato detto, non mi ricordo da chi, che Venezia veniva raffigurata come donna, veniva raffigurata Venezia è femmina. Beh, la prossima volta ci mettiamo dentro anche una donna? Sì, è vero, in questa trasmissione scarseggiamo, devo dire la verità. Sì, o cambiamo il Siamo conduttore tutti o troviamo maschi qualche bianchi di ospite. mezza età. Va bene, Alessandro, grazie di essere stato con noi. Cesare, grazie davvero del suo intervento. Grazie Prego. di averci raccontato anche quegli interventi. Tenga sempre presente che Televenezia è con voi per informare i cittadini, quindi qualunque cosa abbiate da dire, se non ci sono io, c'è Maria Stella, insomma, i canali sono aperti e noi lo facciamo molto volentieri. Al pubblico dico mi dispiace, avrei voluto approfondire ulteriormente, il tempo è fuggito, per noi l'appuntamento è alla prossima puntata.
Stanco di vedere quelle brutte unità esterne? Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili. Chiedi al tuo installatore o visita il sito www.tecnopoint.com.